Buongiorno da Saviner, dalla Cesa dei Nonni. Giovanni Costa. Giovanni Costa, 90 anni. 90 anni più o meno. 90. Quanti anni eri? 90 i compigli di Maggio. Ecco. Ma erano già a Venezia, dove sassi qua? Erano già a Venezia, dove sassi qua? Ma che mi ricordi mica qualcuno così, ma male, insomma. L'alluvione anche, tranquillo. Perché una volta si chiama tutto, fianne tu fin, no? E allora se lei da qualche sasso si mette a posto, no? O in te busso. E invece aveva gli anni che non si compie. Sa in paradiso tutte. E lei anche i pericoli. No, L'alluvione non la fa danni, l'alluvione e vaia. qua no. Là era venuto l'acqua. Da Pesei e da Clavansola, da Valassa. Bella questa casa dell'Ottocento, eh? Questa Bella. era di chi questa allora? Dei nonni? Dei miei suoceri, Dei suoceri. dei suoceri, Dei suoceri. Bella, bella. Adesso dei suoceri. dovrà avere. Grazie Giovanni, saluti da. Prego, prego, Mi salve. hanno detto che ascolta Radio Più. Ma di che ascolta Radio Più? Mi Va bene. raccomando, eh? Salve Giovanni. Grazie, salve. Meraviglioso. Ciao Nadia. Nadia, in partenza per Lourdes, vero? Un viaggetto a Lourdes, va sempre bene. Nadia è la proprietaria della casa dove. Taglia il tubo. Già pronto. Sì, là, stesso. Appena taglio. Ecco qua si vede bene il sasso, qua. Testa giù se taglio. finito proprio nella camera, dove fortunatamente Nadia non c'era. Allora, saliamo. Come dicevamo, è un sasso di 1 m3 che si è staccato da una ceppaia e poi è rotolato fino all'abitazione. Qui siamo sopra. Qua si vede bene il sasso e i danni causati. Si è staccato qui sopra. Questa è la traiettoria, si vede dove è rimbalzato, lì dove c'è il pino, lì. Ci sono i segni sul terreno di un rimbalzo. Sì, vuole essere il cipilon però. Siamo sopra Saviner di Rocca Pietore, sopra la centrale dell'Enel, sopra l'Hotel Aurora. Davanti a me c'è l'Hotel Aurora. Qui
Questa è la casa dell'Ottocento. Questa è la casa dell'Ottocento. Lì è dove è arrivato il sasso che è partito lassù. Ci sono i vigili del fuoco al lavoro, stanno levando i sassi. La casa è abitabile, dicevamo, non ci sono state evacuazioni come si era forse pensato ieri sera, ancora non sapendo per l'appunto della situazione. Sicuramente geologi esperti sono già saliti per vedere per l'appunto dove si è staccato il sasso. Ci hanno detto una trentina di metri dalla casa, quindi poco qui sopra. Panela è la località e da qua si vede benissimo il sasso. Eccolo inquadrato, qui è, ha proprio preso l'angolo della casa. Sono arrivati i sassi anche nella vicina abitazione, ma non ci sono stati altri danni. Direi che è tutto.